Ehi! Buonasera ragazzi! Che live che sarà questa? Voi non avete idea. Voi non ne avete la più pallida idea. Oh! Sì! Questa community è la più incredibile community dell'universo! Beh, benvenuti ad un nuovo episodio della Blind Run in Minecraft. Uber probabilmente si sta licenziando. Possibile. Ok, vi direi che mi fa una s*** e dormo. Nella mia testa una serie di Minecraft è... Ragazzi dai, adesso facciamo una porta, una portesca porta. Eccoci qua, prendiamo il mattone e lo mettiamo su un altro mattone. Vi piace bimbi? Questo è un sasso di sassi. Seguitemi per un altro episodio. Faremo una casa più grande la prossima volta. E invece questa serie è... Ma voi le sighe ve le fate di immaginazione oppure davanti al c***o? Quindi mi piace pensare che questa serie sia o la versione definitiva di Minecraft oppure il simbolo della marcescenza nel mondo. Mi dà valuta verde. È palesemente una sorta di exp bar, però cosa serve? Ma certo, ci ho pensato adesso. È il motivo per il quale l'arco si ripara. Dovrei provare a vedere se l'arco si ripara se i maiali scopano. Cioè, la sborra di maiale può riparare l'arco? Ci sono degli eventi che influenzano il riparo dell'arco con il ripristino. Potrebbe essere ogni volta che un'azione genera esperienza. Quindi, vediamo se ripara l'arco. Non ho guardato il numero, sono un cretino. Oddio, però sembrerebbe di sì. I do believe I've got the answer. E loro sono troppo piccoli per fare sesso. Padre Mammonk! Padre Mammonk, che ci fa qua fuori? Sì. Mi sta bene. Mi dia, padre Mammonk. Sta livellando. È l'amicizia? Sto diventando amico di padre Mammonk? O forse è un leveling dell'NPC? Potrebbe essere sia un leveling del singolo NPC, perché chierico novizio forse sembra più quest'ultima cosa. Cioè il chierico poi diventa un chierico esperto, perché tu gli hai dato i materiali che gli servono per fare le cose. L'abitante può darti... Guardate la mucca dalla finestra. La mente deve essere davvero pulita. Porca tro... I predoni metallici! Adesso! Jargad, dobbiamo combattere per la nostra vita. Adesso non torniamo al villaggio, ci costruiamo un accampamento dentro al portale. Mettiamo il letto. Jargad, dove sei? Jargad! Jargad! Fottuto Jargad di merda. Devi stare buono. Adesso ti chiudo qui, Jargadone. Stava fottendo. Voglio che tutto il portale sia circondato per un po' da Netherrack. Se non avessi visto gli altri portali, sappiamo che la disposizione delle piangenti è diversa di volta in volta. Che 3 era il numero massimo, quindi la metteremo a caso. La metterei qui. Diamo a questo posto l'aspetto che avrebbe se fossimo nel Netherworld. Credo che questa sarebbe la visione standard di un abitante del Netherrealm. Proviamo senza l'ossidiana piangente. È una E. Facciamo la sostituzione, un banale ossidianico gate. Spegnazium Z, però no. Vaffanculo! Non so se il fuoco serve, ma è probabile, vista la proprietà unica della Netherrack. Devo andare a prendere un altro acciarino. Serviranno probabilmente altri portali. Oh no. Se non passo da qui, vuol dire che faccio raidare il mio villaggio. L'uomo non sacrifica niente. Godo! 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 Ti prego, io solo dare fuoco.
più cose. Stanotte questa schifosa città sarà purificata dalle fiamme. Dobbiamo fare il fornello. Un bel fornellino. Il fornello. Però non prendo subito. Oddio! Il fornello la soluzione. Devi fargli venire il fuoco da sotto. Sono le fornelliche soluzioni. Ok, quindi che devo fare? Devo entrarci? Non può essere. No, raga, non può essere. No, raga, non ci credo. Io non ci credo. È sempre stato chiaro il messaggio, ragazzi. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. È sempre stato chiaro il messaggio. È sempre stato chiaro il messaggio. È sempre stato chiaro il messaggio. Qualcuno ci è passato prima di me e ha lasciato quelle cose lì. Non è più tornato indietro, però. No, 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 no. Sì. Che faccio un altro accampamento in questo posto? Che cazzo faccio, ragazzi? Sono completamente... Però se poi muoio lì dentro... Io non so cosa sia. Io non ho idea di cosa ci sia in questo posto. Verosimilmente un botto di me. Fuoco. Cazzi. Però come lo esploro? Allora, facciamo così. Aspettiamo una notte. Dormiamo nel villaggio. E portiamoci il letto dietro. Però risiamo dove prima. Alternativa C. Andiamo a ammazzare delle pecore. Mori. Mi interessa. Dai, me ne manca una. 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 Ho sentito bene. Ho sentito bene. Rivelati, pecora. No, sei una suora. Questa suonava come una pecora bianca. Io come torno indietro poi? Oddio! Che cazzo? Cosa sono? Cinghiali e zombie con le orecchie. Probabilmente sono ispirati ai primissimi nemici di Zelda. Sono tutti degli uomini facocero. Sono ostili o no? C'è un demone nero anche qui. Questo è il dominio dei demoni neri. Non capisco la vostra lingua. Non vi capisco. Anche il vostro mondo è in rovina. Ti offrirei delle costolette, ma credo... Credo che sarebbe scortese, visto che sei un uomo maiale. Perché qui funziona senza fuoco? Forse una volta attivato con il fuoco nel mondo nostro... Facciamo una prova. In teoria creo un altro waypoint che è accanto, però non esiste un tale d'arrivo dall'altra parte. Quindi no, non ha senso. Una controporta di live. Oddio, ce n'è uno. Oh, tu sei integro. Tu sei arrabbiato. No, siete malati. Questo mondo è il mondo degli uomini maiale. Sono malati anche loro. Solo che gli zombie di questo posto sono rincoglioniti. Comunque, già che ci siamo, balliamo, ma... No, perché non c'è un portale dall'altra parte. Riraccogliamo tutto e basta. Ma che era? Ho paurissimo. No, ragazzi, ho veramente paura. Cazzo è? Voglio solo riminare quello che ho posizionato qui, non volevo deturpare il vostro mondo. Oddio, oddio, che cazzo è? Cos'è Returnal? Ma che cazzo è? È un bambino che piange, ma che cazzo è? Lasciami stare. I'm gonna do what's called a pro gamer move. Oh! Il secchio. No! Ma che cazzo fa? Mi insegue. Lasciami stare. Lasciami stare. No, lasciami stare. Ancora lì. Scavare il più possibile. Cos'è questo? Cazzo muschiato. Cos'è? È legno. È legno mastrano. Per ora continuiamo. Si lamenta ma non mi segue. Oddio, quanti sono! I demoni neri vengono da qui. Che cos'è? Blocco fungolume. Fa luce. Che cos'è questo? Quarzo del Nether. Sono solo qui per scavare. Oh, Dio. Ho rischiato una vita. Non hai idea di quanto sia stretto il mio culo in questo momento. Che cosa cazzo è quello?
o si moltiplicano. Quando muoiono diventano più piccoli in mezzo agli occhi. Dio, ti prego, basta fare questo verso, basta! Dovunque vado c'è morte. Che cos'è? Che cos'è? Oddio, c'è un baratro. Perdimi di vista, fungo di Super Mario. Dobbiamo tornare a casa, dobbiamo tornare a casa. Cammina dritto, entra. No, no, ci devo rimanere dentro, quindi? Entra, per l'amor di Cristo, entra, 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 entra. Entra. Oddio, ne è arrivato anche uno. Oddio, oddio, che ho fatto? Tornato indietro. Oddio, è notte, devo dormire. Wow. Oddio, ragazzi, questa blind run durerà 9 miliardi di episodi. Devo fare, devo... Quanto dura ancora questa merda? 14 minuti. Devo tornare a casa, devo fare una mappa, devo cominciare a cartografare una mappa di Torghess. Non mi ricordo neanche come cazzo si chiami. In questo gioco è infinito. Ho due giri, mi fo due. No, 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 qui sta finendo a cazzo e pugnette, fermi. Piglia, piglia st'acqua di me. No, piglia st'acqua da qualche parte, pigliala. Tu devi mettere il secchio nell'acqua, Dio boh. Piglia st'acqua di me, ti prego. No, non l'ho preso. Ok, beh, sì. Tocca fare delle prove. Tocca fare le prove, tocca fare. Ti spegniamo. No. Sei corazzato, stai lontano. Va bene. Magari mi vedranno come un loro simile. Oh, oh. Oddio. Questo è un facocero selvatico. Che fai? Mi attacchi e poi scappi? Eh? Stai scherzando? Veramente non mi attaccano con l'elmo d'oro in testa? Però bello, perché alla fine è una reazione che ti viene stupidamente roleplayicamente spontanea e... Stanno menando quel facocero? Sì. Lo hanno ucciso. Completamente rincoglionito questo, bene, godo. Cosa sei spaventato? Da cosa siete spaventati? Dagli zombie? Vi fanno paura questi zombie? Ci penso io. Ci penso io. Oddio, non ci penso io. Non ci penso io per niente. Oddio. Situazione piuttosto controversa. Morte di merda. E riprendiamo tutto. Okay. Oddio, oddio. Con il diamantino ce l'ho. Ma che cazzo vuol dire? Il fuoco non gli fa per niente paura. Oh! Entra dentro, entra dentro, entra dentro, entra dentro. Entra dentro, ti prego, ti posso pagare. In qualche modo sono... Oh no, ma sono qui anche loro adesso. Ok, è tempo di studiarti, bello. Fanculo. Basta scappare! Dopo gli faremo una finestra e lo studieremo. Oddio, può! Metti. No, 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 no. Quanto cazzo ci mette? Uno ne dovevi attaccare e mentre te ne vai, viene con te. No, ma che Cristo di Dio, Poskelet. Posso sicuramente studiarne tanti adesso. Se mi chiudo in casa, che non... Oddio, oddio. E adesso dormo. Ah no. Come? Adesso basta. Adesso siete tranquilli, dai. No! 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 Posto? Fatti i cazzi tuoi, non salire. No, no, no. No, 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 no. Ma perché adesso sta di nuovo facendo i cazzi suoi a Parigi? Perché fai così? Vicino al portale devi venire.
Io ho paura di perderlo di vista e che si allontani e che sparisca. Vorrei avere il tempo di fare il recinto vicino a casa mia e poi spingercelo dentro. Vai, vai in là. Dio, perché ti piace andare verso di qua? Vai verso casa mia. Madonna, mi stai facendo impazzire. Devi andare verso casa mia. Devi smettere di camminare. Devi smettere. Voglio morire in game. Allora ragazzi, se adesso non c'è più io perdo la testa. Ah no. Così mi sono chiuso io però. Non ti voglio fare del male, ok? Non ti voglio fare del male. Ti impareremo a conoscere. Hai anche un albero e una torcia. Oh no, aspetta. Prende fuoco poi. Bene ragazzi. Ora è finita davvero. Li eliminerò da questo mondo. Io ucciderò tutti.